vorrei che non l'avessi mai incontrato. Io no. Sono così innamorata di lui che... gli perdono pure sti scatti. Non mi credi? Allora, 52 anni, quindi siamo 9 film, e questo nuovo film da regista, tantissimi da attori, perché poi tu sei amatissima al cinema, in televisione e anche in teatro, dove sei attivissimo. Questo film, diciamo, sposta l'asticella un po' più su, adesso ne parliamo, secondo me è un film a cui tu tieni molto, però io vorrei cominciare un po' dal titolo, no? Non sono quello che sono, è una frase che colpisce. Mi verrebbe da chiederti, al di là delle battute, tu oggi chi sei? Perché hai il tuo bel percorso, no? E diciamo che sono molto più vicino a questo film qua che ad altri, o all'immagine che forse qualcuno si è fatto di me, nel senso che qua dentro ho condensato tante cose, a parte l'amore per il cinema, ma anche i miei studi universitari, il mio percorso personale come essere umano, quindi in questo momento sono molto più vicino a questo film, diciamo, in questo film sono quello che sono. Tu mi nascondi quello che pensi. Dite quello che penso, non servirebbe a farti stare tranquillo. Che vuoi dire? Per l'uomo e la donna l'unico gioiello prezioso è la reputazione. Se tu mi rubi una borsa, mi rubi i soldi. Erano miei, mo sono tuoi, ma prima erano dei mille arti. Se invece mi rubi il nome, mi rubi una cosa che a te non ti fa ricco, a me povero sì. Per Dio, voglio sapere quello che pensi. Lo rilegge in modo originale l'Otello, però poi quando dice, vabbè, Otello, allora che ha fatto il teatro? No, perché in realtà qui, correggimi se sbaglio, siamo un po' dalle parti del crime, quasi, se vogliamo, diciamo un po', ora per fare qualche citazione magari impropria, romanzo criminale come forma, però come contenuti i personaggi sono quelli, perché c'è Iago, invidioso, che sei tu, c'è Otello, rosso dalla gelosia, il moro, e anche qui lo è, e c'è Desdemona, insomma, che si scontra con questa rabbia maschile. Mi verrebbe da dire una bella sfida, no? Perché sembrano due cose diversissime, però anche personaggi che poi in qualche modo sono eterni, no? E la sfida era proprio quella, nel senso che l'operazione che fatto è di tradurre l'Otello in dialetto. È un'operazione che non ho fatto solo io, la fece Edoardo con La Tempesta di Shakespeare in napoletano. Volevo confrontarmi proprio con questo tipo di progetto, cercare di tradurre l'Otello senza modificarlo. Io non ho toccato né cambiato nemmeno una parola, l'ho immerso però in una realtà contemporanea più con uno stile, sì, probabilmente più crime, però cercando di mantenere in maniera integrale tutto l'impianto narrativo e anche letterario della tragedia di Shakespeare. Io faccio quello che dici tu, se mi prepari l'occasione. C'ha gli occhi pieni di fuoco, ci avrai quella donna, fidati di me. Mia madre me l'ha dato dicendomi di darla a mia moglie. Tienilo caro. Diciamo, i sentimenti sono quelli, però poi c'è la criminalità, c'è la droga, c'è la discoteca, no? Cioè c'è comunque... Sì, ci sono elementi in cui vive, in cui possono vivere i ragazzi di oggi, e infatti la cosa straordinaria, ma lo è stato anche per me traducendo, è che era che portando la lingua Shakespeare in dialetto naturalmente si immergeva nel contemporaneo e rileggeva le cose che stanno accadendo adesso e che accadono purtroppo da secoli, in un modo che è veramente sconvolgente. Sono così innamorata di lui che gli perdono pure sti scatti. Emilio, se dovessi morire... Oh, ma che discorsi fai? Vai adesso, buonanotte. Mi bruciano gli occhi, mi viene da piangere. No, no. Purtroppo, parliamoci chiaro, il femminicidio è una cosa che comunque è esistita sempre, adesso probabilmente se ne parla di più. Il punto è chiederci come sia possibile che una storia scritta nel 1604 ancora adesso riesca a raccontare quelle dinamiche che portano un uomo a cadere in quel vortice tossico che lo porta ad uccidere la propria compagna. Nell'Otello queste dinamiche psicologiche sono descritte in una maniera talmente precisa che non possiamo non farci delle domande se
se quelle dinamiche funzionano ancora adesso. E quali sono quelle dinamiche? Le dinamiche sono che probabilmente in 420 anni non è cambiato quel rapporto malato del maschile sul femminile, non è cambiato il concetto di possesso del maschile rispetto alle compagne, non è cambiato il travisamento tra la parola amore e qualcosa che invece che non lo è. Io credo che mia moglie è sincera e credo pure che non lo è. Eppure tu credo che sei sincero e credo che non lo sei. Voglio prove. Se ci avessi la certezza. Sei magnato dalla gelosia. Non mi pento di averla svegliata io. Te vuoi la certezza? La voglio. Ma ci sono altre cose che ti possono avvicinare alla verità. Dammi una ragione valida che ne è fedele. Non mi piace sto compito. La lascia a pezzi. Oh, sta calmo. Guarda che fino a mo' non c'è sta niente di concreto. Tu parli anche di questo maschilismo inconsapevole. Questa mi sembra una cosa molto interessante e vorrei che tu la spiegassi. Che cos'è questa cosa? Giochino più semplice è quello di dire la cosa non mi riguarda, io non sono così, riguarda gli altri e analizzo gli altri, no? C'è una bellissima frase di Pasolini che dice l'uomo, il moralista dice no agli altri e l'uomo morale dice no a se stesso. Io mi sono chiesto in quali, durante l'arco di questi anni, sia di lavoro ma anche proprio come essere umano, se avessi mai avuto degli atteggiamenti che potessero riportarmi a un maschilismo non così esposto, ovviamente con quello di Otello, non per carattere, per sensibilità, non è una cosa che posso nemmeno contemplare. Però dobbiamo chiederci se e quando, e questo dobbiamo fare tutti, se e quando in qualche momento della nostra vita invece siamo stati patriarcali, per esempio. Facciamo qualche esempio. Beh, l'esempio è che ci siamo assuefatti ad alcune immagini. Io porto sempre degli esempi, no? Abbiamo sopportato per anni senza indignarci la frase mogli e buoi dei paesi tuoi, che ci sembrava anche quasi divertente, non lo era per niente. Abbiamo visto gli incontri di uno sport nobilissimo, il pugilato, dove a un certo punto tra due maschi che fanno a cazzotti passa una ragazza in costume sui tacchi portando il numero del round e c'è un'intera platea che la deride e gli tira addosso epiteti irripetibili e non ci siamo indignati. Ancora oggi vediamo partire la MotoGP con un maschio su una motocicletta, quattro maschietti che giocano con la motocicletta e c'è una povera ragazza che tiene un ombrello. Se non ci indigniamo di fronte a quel tipo di immagine, siamo parte del problema. Quindi la domanda che mi sono fatto è: come mai anche io, che parlo di queste cose, che mi occupo di questo tema da anni, non mi sono sconvolto, non mi sono sentito preso in causa di fronte a certe cose? Poi c'è la deriva. La deriva però è, ovviamente la analizziamo, io la analizzo in questo film, ma la partenza di quella deriva è l'ammissione del fatto, certo, che continuiamo a vivere in una società fortemente patriarcale e fortemente maschilista. Ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi ritorniamo e c'è con noi Edoardo Leo. Per Dio, voglio sapere quello che pensi. Non ci riesci manco se mi strizzi al cuore. Difendite dalla gelosia. È un mostro con gli occhi verdi che sputa tutto quello che mangia. La gelosia è un classico senza tempo, forse riguarda tutti, non so se riguarda anche te, e c'è questa bella frase che però è quella originaria, correggimi se sbaglio, dice un mostro dagli occhi verdi che sputa su quello che mangia. In realtà nella traduzione in dialetto dovevo trovare un'immagine che traducesse la violenza di questa frase, ma anche l'assurda poesia di questa frase, in un'immagine che fosse immediatamente comprensibile. Quella che mi è venuta, ma ci ho messo tanto a fare questo tipo di traduzione, è stata sputa nel piatto de mangia, che è esattamente quello che succede. Tu colpisci la cosa che ami ed è terribile. Comunque questo è un sentimento, cioè, allora colpisci la cosa che ami, no, però il sentimento della gelosia è un sentimento che appartiene un po' sì a tutti, però no? Vedi, io penso che ci sia un vuoto terminologico. Noi chiamiamo gelosia cose molto diverse tra loro, certo. Avere il legittimo malessere o la paura che una persona che amo possa lasciarmi e farmi soffrire, la chiamiamo gelosia. Prendere il cellulare di una compagna, controllarglielo e magari dargli uno schiaffo, lo chiamiamo gelosia.
sono due cose diverse. Mia madre fu uccisa 13 anni fa e per anni mi è sembrato di vivere nel buio più profondo. C'è stato un momento però nel quale ho deciso di capovolgere la mia vita. Mi sono data una missione, ho parlato, ho raccontato, ho trovato la mia medicina. Una persona su 4, cioè il 24%, ritiene che un modo di vestire succinto possa provocare una violenza sessuale. Per il 6,2% degli italiani, le donne serie non vengono violentate. Tu in questo mese, prima di incontrare i giornalisti, hai incontrato i ragazzi, sei andato in diverse università italiane, praticamente dal nord al sud, tantissime, e hai presentato la pellicola e hai presentato anche le motivazioni. Vorrei capire che cosa è venuto fuori, quanto hanno capito, quanto sono stati scossi da questo ragionamento, quanto sono venuti per te, che sicuramente sei molto popolare, quanto poi per l'argomento. Io penso una cosa, che questo è quello che mi porto dietro da queste lunghe settimane dove ho girato tutte le università. Il Shakespeare è profondamente rock per i ragazzi, è proprio una specie di eroe della letteratura tutt'oggi. Lo capiscono questo? Assolutamente sì. Capiscono perfettamente quanto sia pop, tra l'altro, come tipo di pop inteso proprio come popolare, che sì, per me è un concetto altissimo. Però mi porto dietro un'esperienza straordinaria di incontri con ragazzi attenti, curiosi. La descrizione che si è fatta di questa generazione in questi anni, secondo me, non è ingenerosa rispetto ai ragazzi di oggi. I ragazzi sono un po' più attenti di quello che pensiamo, un po' più curiosi, un po' più vogliosi di approfondimento. E poi ci sono state proprio giornate in cui ho visto ragazze raccontare di essere state molestate, di essere state, una addirittura ci ha raccontato una violenza. Ma la sensazione generale, che è quella che è la peggiore di tutti, è che io avevo la sensazione che nelle platee che incontravo, se non il 100%, ma ti dico che il 99%, mi guardavano e leggevo nei loro occhi che avevano voglia di raccontarmi che tutte loro nella vita hanno subito in qualche modo una molestia, che sia verbale, che sia fisica, che sia lavorativa, che sia tutte. Ed è veramente preoccupante. Il problema è peggiore di quanto immaginiamo. Da questi racconti, Desdemona era profondamente attirata, ma sempre le faccende domestiche la distraevano. Correva a noi e con avido orecchio i miei discorsi divorava. Ci sono dei riferimenti ad Otelli classici, perché insomma l'ha fatto Casman, no? Che l'ha fatto Orson Welles. Chissà se a Gigi l'ha mai accarezzata questa cosa con cui tu hai studiato, o non era una cosa. In realtà Gigi mi ha raccontato che una volta Casman gli propose di farlo insieme e lui non, adesso non ricordo bene, ma mi pare che lui non se la sentì di farlo ed era un suo grande rimpianto. Ma Proietti avrebbe potuto fare tutto, certo, per questo te lo chiedevo, talmente conoscitore delle dinamiche, lo aveva talmente tanto studiato che avrebbe potuto farlo. Lo conosceva talmente bene l'Otello, lui, che a un certo punto fa un monologo in cui lo prende in giro. Ma per fare quel tipo di ironia devi conoscere molto bene la materia di cui parli. Gigi Proietti! Se egli si è più nobile, meglio. Il racconto dell'ultimo grande maestro dello spettacolo italiano attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto dagli esordi, la sua vita, la sua storia, tutto quello che non sapete e non sapevo. Allora chiudiamo un po' con il sorriso, perché non sono quello che sono, però io voglio giocare un po' con i film, con tutti i ruoli in cui sei stato, invece, che restano nel cuore del pubblico. Quindi se ora dovessimo dare una definizione su quello che sei, un po' ce lo siamo detti all'inizio di questa intervista, sei l'Edoardo Leo di Perfetti Sconosciuti, sei quello della Dea Fortuna, sei quello del film di Aaron Addio, oppure il papà disperato di Mia, cioè non sei, ma quale senti più tu, ovviamente, no? Tra questi personaggi molto popolari che rimangono nel cuore del pubblico, no? No, questo mi fa molto piacere. Io credo che come essere umano, me lo sono chiesto proprio in questi ultimi mesi, credo che il viaggio dentro questo mestiere è proprio per cercare quello che sono. E non sempre questo lavoro ti dà l'opportunità di riflettere su te stesso, però evidentemente, indiscutibilmente, ci sono stati dei film che mi hanno fatto ragionare su cosa penso, su come mi muovo. Quindi forse c'è un pezzettino di me in tutti questi,
però è anche vero che poi i personaggi che fai in qualche modo ti cambiano pure, ti portano a ragionare, ti portano a fare un'indagine su te stesso e preoccuparsi di se stessi è bellissimo. Dangerous. Mica posso essere geloso perché mia moglie è bella. My heart's no longer curious. Quando il diavolo vuole indurci ai peccati più neri, I find another meaningless. Comincia a suggerirli come soluzioni luminose.